Pace e bene a tutti. Accompagnare le persone all'incontro con Padre Pio può essere una missione? Le storie di questa puntata aprono una finestra su un mondo difficile da raccontare in pochi fotogrammi, perché è fatto di milioni e milioni di persone venute a San Giovanni Rotondo. Pensate che già 100 anni fa, nel 1921, erano cominciati i primi pellegrinaggi da Padre Pio. Proprio allora, nell'agosto del 1921, un pullman partiva da Borgo San Lorenzo, nel Mugello. I terziari della congregazione di San Carlo, guidati da Padre Massimo da Porretta, avevano nel cuore di costruire una casa di riposo per ricordare nel 1926 il centenario della morte di San Francesco. E in effetti riuscirono a realizzare quel sogno, quella casa di riposo c'è ancora adesso. Ma prima, con quel pellegrinaggio, vollero andare da Padre Pio per far benedire il loro progetto. E oggi abbiamo con noi Emanuela Nencini. Anche lei, tanti anni fa, nella Toscana, precisamente da Prato, è venuta in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo. Ascoltiamo la sua storia. Io non sono stata molto bene. Questo è successo nel 1997 e tramite mio marito, che era devoto di Padre Pio insieme alla famiglia, lui era di Potenza, ed alcuni amici devoti di Padre Pio, ho incominciato ad avere un contatto con la preghiera, prima di tutto con la preghiera e conoscenza del Padre. Un primo pellegrinaggio con il gruppo di Giovanni Bardazzi, e da quel momento è partito il gruppo di preghiera a Rieti, come se il Padre avesse voluto affidarmi un compito, un servizio da svolgere. Dopo quel pellegrinaggio, Emanuela è diventata l'animatrice, ma non solo del gruppo di preghiera di Prato, ma di tantissimi gruppi della Toscana. Negli anni quei gruppi si sono particolarmente distinti perché hanno stretto un legame molto forte con Casa Sollievo della Sofferenza. Hanno organizzato mostre, convegni, incontri, sia per farla conoscere, ma soprattutto per sostenerla economicamente. Anche delle esperienze fatte a Prato, quando c'era Padre Marciano che è venuto a trovarci, dei concerti bellissimi in favore di Casa Sollievo, iniziative di beneficenza in favore di Casa Sollievo della Sofferenza, e poi lì un allargamento continuo come una massa che si dipanava e si raccoglievano sempre cuori nuovi, anime nuove, e questo spirito di fraternità che ci caratterizzava aumentava e diventava del tutto naturale e molto bello. La Misericordia di Prato è un'associazione di volontariato molto conosciuta e specializzata nell'assistenza dei sofferenti, e sappiamo che ha le sue origini molto antiche, e vanta tra i suoi membri una persona che è molto cara al mondo di Padre Pio, il dottor Guglielmo Sanguinetti. Prima di arrivare a San Giovanni Rotondo, lui era tra i suoi più attivi collaboratori. E così a Prato c'è stata una felice intuizione. I responsabili della Misericordia avevano chiesto al gruppo di preghiera: sapete, venite ad animare qualche incontro con noi per avere qualche iniziativa spirituale per i nostri membri. E così è nato questo interscambio, ma nel rispetto dei carismi di ciascuno. Il gruppo di preghiera fa il dono della preghiera, dell'animazione spirituale, e la Misericordia dà la possibilità a chi desidera di impegnarsi nel volontariato. La Misericordia di Prato è una delle più importanti a livello nazionale. Il proposto è un amico d'infanzia, quindi c'è stato subito un devoto di Padre Pio, e quindi la cosa si è estesa e tanti di noi sono iscritti alla Misericordia. Quindi diciamo che facciamo servizio di volontariato nella Misericordia,
e nello stesso tempo con i gruppi di preghiera. Abbiamo fatto una specie di gemellaggio con questa associazione ed è bellissimo perché abbiamo una forza in più come gruppi di preghiera. Emanuela ha tante cose da dirci, è una storia bella quella della sua e dei gruppi della Toscana e li rivedremo nei prossimi incontri. Però visto che siamo nel mese di maggio, vorrei raccontarvi una bella storia sulla Madonna. Rimaniamo nel tema dei pellegrinaggi e ne parliamo con Rosalina Gaschino di Chieri. Anche Rosalina arriva pellegrina a San Giovanni Rotondo e poi fa un altro pellegrinaggio, questa volta a Medjugorje. Con un'amica prendono una statuetta della Madonna che riescono a far benedire da Papa Benedetto XVI, che era in vacanza sulle montagne del Piemonte. Però a un certo punto arriva il momento della prova e ce lo racconta lei. Nel 2010 a mio marito venne diagnosticato un tumore maligno al colon. Fu ricoverato in ospedale per sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. Dopo una lunga degenza in ospedale, in cui sembrava che la sua salute invece di migliorare andasse sempre peggio, accettai la proposta di una mia amica di tenere per un periodo in casa mia una statuetta della Madonna di Medjugorje. La statuetta mi venne consegnata una sera. Il suo arrivo nella mia casa fu accolto con devozione e preghiere. Il giorno dopo, di buon mattino, andai in ospedale da mio marito. Nel vedere il suo volto luminoso e sorridente, fui meravigliata e ancora più meravigliata quando mi fece l'elenco delle cose che voleva mangiare: agnolottini, uova col tonno. Non potevo non accontentarlo e quindi, tornata a casa, preparai il menù richiesto, ma pensavo che ancora una volta avrebbe rifiutato il cibo come tutte le altre volte perché non passava nulla dal suo stomaco. Invece, contrariamente a quanto era accaduto le altre volte, quando gli presentai il cibo, non solo mangiò tutto con appetito, ma mi fece notare che le porzioni erano pure scarse e che avrebbe mangiato di più. Dopo 2 giorni venne dimesso dall'ospedale. A casa fece una convalescenza relativamente breve che lo portò ad una completa guarigione, senza neppure dover fare la chemioterapia, ritenuta necessaria dai medici prima di constatare l'avvenuta guarigione. Non ho una documentazione clinica su quello che è accaduto e non spetta a noi gridare al miracolo. Mi preme però sottolineare il messaggio che viene da questa testimonianza così accorata. La preghiera a Maria e l'intercessione di Padre Pio hanno accompagnato questo momento di dolore, hanno riacceso la speranza. E ho pregato Giorgio Morando, una persona affabile e simpaticissima, che è il marito di Rosalinda, di darci anche lui almeno un saluto. Premetto che io ho iniziato perché lei ha iniziato appunto, poi di lì in poi ci siamo, abbiamo collaborato sempre a fare i pellegrinaggi e di lì siamo partiti e poi per 20 anni a fare pellegrinaggi e anche a raccogliere diciamo dei devoti. Diciamo che siamo tutti e due, collaboriamo tutti e due per portare avanti il gruppo. Le attività e tutto quello che serve. Sì, io faccio più la parte tecnica, lei fa più la parte spirituale. Il tempo è tiranno e dobbiamo dire una parola conclusiva. Le catechesi di quest'anno ci hanno portato a prendere coscienza che la preghiera non esime dall'impegno missionario, anzi, la preghiera stessa è missione. Chiaramente ci sono molti modi di essere missionari e non tutti possiamo andare sino ai confini della terra per evangelizzare, anzi, purtroppo non sempre riusciamo ad avvicinare al Signore nemmeno le persone che sono in casa con noi.
missione, lo abbiamo detto, è invitare nei nostri gruppi chi si sente solo, chi sta cercando il Signore, chi ha bisogno di una parola di speranza. Ma attenzione, l'invito non è mai la pretesa di avere subito i risultati. E così ecco che il pellegrinaggio diventa un luogo privilegiato proprio per la nostra missione. È un luogo nel quale forse non noi, ma Padre Pio stesso può compiere la sua opera di conversione. Con l'aiuto di Dio speriamo di fare al più presto il convegno nazionale. A seconda dell'andamento della pandemia decideremo di farlo a luglio o rimandarlo a settembre. Ve lo faremo sapere più presto, ma intanto sappiate che abbiamo voglia di rivedervi. Cominciamo a invitare amici, le persone che hanno voglia di un momento di grazia, e cominciamo a mettere i primi paletti, le prime note organizzative per il nostro pellegrinaggio in occasione del convegno nazionale. E poi Padre Pio farà senz'altro il resto. Vi aspetto a San Giovanni Rotondo, pace e bene a tutti.